Ci troviamo alla settima tappa del Giro d'Italia Bici d'Epoca, una cicloturistica riservata a bici d'epoca e vintage, dedicata ai campioni canavesani che hanno dato lustro e vittorie internazionali a questo sport. La manifestazione è stata organizzata dalla Canavesana Ciclismo d'Epoca Eroico, prevedendo la partenza degli iscritti dal Viano di Ivrea e due diversi percorsi, quello lungo di 100 km e quello classico di 56. È dedicata questa manifestazione? Dunque, la manifestazione la Canavesana Ciclismo d'Epoca Eroico è dedicata ai campioni canavesani che hanno fatto grande ciclismo. Come ben sapete, la storia sportiva dei ciclisti canavesani è sempre stata molto importante. Qui abbiamo avuto dei fior di campioni ancora viventi. Tra l'altro abbiamo il saluto di Balmamion, che ha vinto due Giri d'Italia, di Filippi, che è stato campione del mondo dei dilettanti nel 1953, che abita 10 km da qua, della famiglia Brunero, i saluti, perché Brunero ha vinto tre Giri d'Italia e quindi il Canavese ha sempre fornito degli atleti molto importanti a livello mondiale, a livello nazionale. E qual è lo scopo di un evento come questo? Lo scopo è quello di rivivere l'ambientazione vintage, l'utilizzo di bici che sono spesso in cantina, e quello che mi piace vedere è che ci sono molti giovani che si approcciano. Di solito si parla del vintage, ci sono gli anziani che tirano fuori questo, invece abbiamo molti giovani che vanno nel garage, in cantina o nel solaio a rimettere in sesto delle biciclette, naturalmente d'epoca. L'importanza inoltre è quella di riscoprire il territorio, quella di, infatti l'avete visto magari dal vivo, tocchiamo anche delle strade secondarie, delle strade con dei posti veramente belli. Ecco, quindi questo permette di far conoscere il territorio nell'ambito della manifestazione. Noi siamo alla settima tappa del Giro d'Italia Bici d'Epoca e quindi questo è importante. Il nostro territorio si presta bene per queste manifestazioni perché castelli, laghi, territorio e bei paesi lo fanno apprezzare non a noi che siamo del posto, ma agli atleti. Quindi arrivano da Treviso, da Bergamo, da tutte le parti e apprezzano l'aspetto tecnico di questa manifestazione. Com'è andata questa giornata? È andata molto bene, grazie anche al tempo che ci ha favorito prima di tutto. Poi con circa 200 atleti ci riteniamo soddisfatti perché confermiamo i numeri degli anni precedenti. La nostra è la quinta edizione di questa canavesana, di questo ciclismo vintage, ciclismo cosiddetto eroico. Il bello è che questa manifestazione raccoglie un po' tutti gli appassionati di tutto il nord Italia, soprattutto perché la nostra collocazione, che siamo un po' ai margini geografici, ci porta ad avere gli atleti che si muovono anche per ragioni di tempo e di chilometraggio, soprattutto dal nord Italia.